L'anteprima del nostro telegiornale, in primo piano le parole di Annalisa Iaccarino nella conferenza di questa mattina. Il nostro titolo sarà molto eloquente: Giosi Ferrandino smetta di giocare e mentire. Sentiremo ovviamente l'intervista all'interno del telegiornale per capire bene la posizione del rappresentante della minoranza consiliare a Casamicciola Terme. Poi un convegno questa mattina a Sant'Angelo, al Miramare, nella sala convegni dell'ex Apollon, dove si è parlato ancora una volta dello sviluppo, ma conseguente anche alla salvaguardia del territorio, un tema particolarmente caro in territori appunto come quello ischitano. Ne abbiamo parlato con Marco Di Lello, ex assessore regionale. Parleremo di scuole, parleremo anche di Capri con il sindaco Marino Lembo, che annuncia la riapertura di Via Krupp. Ma di questo e tanto altro, come sempre, ci occuperemo dopo la pubblicità. Le delizie senza glutine, per non farti mancare nulla anche nei tuoi giorni più belli. Il nostro è un laboratorio artigianale per la realizzazione solo di prodotti senza glutine. Produciamo prodotti freschi, sia dolci che salati: pane, pizzette, cornetti, sfogliatelle, torte e tanto altro ancora. Basta scelta di prodotti confezionati. Convenzionato ASL. Acquista da noi con il tuo buono mensile. Per info e prenotazioni 380 26 25 874. Siamo a Panza, Forio, alle spalle della chiesa di San Leonardo. Le delizie senza glutine, perché ogni giorno è un giorno speciale. Centro Diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Trattati da Re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. Salute dei tuoi amici a quattro zampe, ambulatorio veterinario della dottoressa Maria Pagano. Vieni a trovarci per visite di medicina generale, analisi cliniche con emocromo ed esami biochimici, con risultati pronti in pochi minuti, diagnostica ecografica e radiologica. Siamo organizzati per il rilascio dei certificati per le malattie scheletriche del cane. Presso il nostro ambulatorio è attrezzata una sala operatoria per chirurgia sia generale che specialistica dei tessuti molli, con impiego di anestesia gassosa, terapia del dolore e degenza post-operatoria. Offriamo servizio di nutrizione specialistico ad Ischia, in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano, per la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La Raspata, specialisti del freddo.
Che gusto avrà la tua prossima avventura? Scopri il sapore autentico dell'Italia. Nocciole tostate italiane. In un cremoso gelato ricoperto da croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi. La Raspata. Telefono 081 90 27 56. www.laraspata.it. Pubblicità Media and Service. Buono Pubblicità. Agenzia Stampa e Propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Giosi Ferrandino, smetta di giocare e di mentire. L'affondo della capogruppo di opposizione a Casamicciola, Annalisa Iaccarino, sulle attività della nuova amministrazione. Salvaguardare il territorio con risposte certe e celeri. Il tema dell'urbanistica al centro di un convegno a Sant'Angelo. Rispettare la sostenibilità delle aree e anche delle piccole isole, commenta Marco Di Lello. Scuola, le decisioni del governo ignorano le esigenze delle isole. Lo spettro del dimensionamento scolastico preoccupa la dirigente di Ischia 2, Lucia Pollio. Capri, dopo 9 anni, riapre via Krupp. La soddisfazione espressa dal sindaco Lembo. Sabato pomeriggio il taglio del nastro con il ministro San Giuliano. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Tele Ischia. Questa mattina grande sorpresa per chi si è recato nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio dei Marinai, in piazza Marina a Casamicciola, dal banco delle candele e delle offerte, erano state portate via tutte le lampadine. Furto, scherzo di cattivo gusto, certamente i protagonisti di questo gesto non ricaveranno tanto da questa operazione, ma un danno, seppur piccolo, è stato fatto alla chiesetta del centro di Casamicciola. I tanti fedeli, giovani ed anziani, che seguono con assiduità messe e culti religiosi nella chiesa dei Marinai, non riescono a spiegarsi come possa essere pensata una cosa del genere da persone normali. Francamente non possiamo che unirci a questo coro. I sindaci di Casamicciola, Foria e Loccamino hanno preannunciato l'adesione nei prossimi giorni ad intensificare la collaborazione interistituzionale per favorire una maggiore sinergia nella gestione delle pratiche di condono e di richiesta dei contributi connessi alla ricostruzione privata per il post-sisma sull'isola di Ischia. Definire procedure amministrative efficaci e spedite per una ricostruzione nel segno della sostenibilità e del rispetto del patrimonio storico e del paesaggio sono le principali finalità dell'accordo siglato oggi a Ischia fra il commissario straordinario di governo Giovanni Legnini
e il soprintendente per l'archeologia, belle arti e il paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, Mariano Nuzzo. Il documento è stato illustrato presso la sede della struttura commissariale a Ischiaporto, ai sindaci di Forio e Laccoameno e al vice sindaco di Casamicciola, rispettivamente Staniverde, Giacomo Pascale e Antonio Carotenuto, che hanno preannunciato l'adesione all'accordo nei prossimi giorni. Sviluppo e tutela del paesaggio. Se ne è parlato questa mattina a Sant'Angelo nel corso di un convegno promosso dal comune di Serrara Fontana, la regione Campania e la soprintendenza di Napoli. Bisogna salvaguardare il territorio e dare risposte certe in tempi rapidi, ha sottolineato l'avvocato Marco Di Lello, assessore regionale all'urbanistica nel 2000. Ascoltiamo. Onorevole Di Lello, quanto è importante riuscire ad abbinare lo sviluppo del territorio con la tutela del paesaggio, non solo qui ad Ischia, ma un po' in tutti i territori dove l'urbanizzazione si è sviluppata nel tempo, spesso in maniera sregolata? Ecco, sì, diciamo che è fondamentale, perché lo sviluppo si fonda su un territorio che deve essere per forza bello e quindi deve essere salvaguardato, deve essere tutelato, e questa è la vera forza di Ischia e di tante realtà straordinarie della nostra regione. Come mettere insieme le esigenze di tutela e di sviluppo è l'oggetto di questo convegno. Io credo che ci sono già delle normative utili, oggi possiamo approfittare di un'accelerazione che c'è in questo settore dopo la tragedia degli anni scorsi, ed è un'occasione che la politica non deve perdere. Io guardo sotto il profilo tecnico, e ingessare tutto è sbagliato, ma è altrettanto, forse ancora più sbagliato, pensare di lasciare un tala liberi tutti, una deregulation, proprio perché, come dicevo prima, dobbiamo invece salvaguardare questo straordinario patrimonio. Tenere insieme le due esigenze è possibile, lo dobbiamo fare se la pubblica amministrazione impara a dare risposte certe in tempi rapidi. Questo è l'obiettivo da lanciare oggi. Un nuovo banco di prova potrebbe essere per la regione Campania lo sviluppo anche del porto di Capri. Si è parlato tanto delle difficoltà logistiche legate soprattutto all'approvvigionamento delle merci per quello che riguarda l'Isola Azzurra. Quello sarebbe un altro bel banco di prova. Sì, sapendo anche che i territori sono fragili e non possono accogliere tutti indistintamente, per cui abbiamo bisogno certo di sviluppare, sapendo pure che però poi bisogna fare i conti con quello che è sostenibile in un'area. Capri è una perla che già oggi soffre di un eccessivo peso antropico, dobbiamo stare attenti per riuscire a creare condizioni perché si possa stare meglio, che è la condizione per i turisti e per i cittadini, ma senza appesantire ulteriormente un carico urbanistico già eccessivo. Ci spostiamo adesso a Casamicciola. Non abbiamo disertato il Consiglio Comunale per mancanza di rispetto verso i cittadini, solo perché non aveva senso, lo ha chiarito Annalisa Iaccarino, capogruppo di Per Casamicciola, in un incontro con la stampa. Sul ricorso presentato dal dottor Abramo Desiano, la Iaccarino ha dribblato "i giudici decideranno". Stoccate poi all'indirizzo del sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino, la smetta di giocare con la giustizia. Sentiamo. Innanzitutto dico che non è che abbiamo disertato il Consiglio Comunale, ma per noi quel Consiglio Comunale non aveva senso e non ha avuto senso. Noi abbiamo rispetto massimo per tutti i cittadini di Casamicciola, anche perché ne rappresentiamo gran parte. Quindi se a qualcuno è potuto sembrare una mancanza di rispetto, chiediamo scusa, ma sto qui a spiegarvi il perché. Perché nei primi consigli che abbiamo fatto, nel primo con l'assenza del sindaco e con il secondo con la presenza, abbiamo tenuto a precisare che quei verbali andavano corretti e l'abbiamo chiesto in maniera educata e per il bene di tutto il paese. Nel momento in cui il sindaco e il consiglio di maggioranza se ne frega e continua a fare le proprie cose, chiediamo per il prossimo consiglio di mettere i vari ed eventuali, perché abbiamo problemi del campo, i problemi del porto, avevamo delle cose da dire, vediamo che veniamo convocati per rivotare il verbale, perché evidentemente avevamo ragione che andava corretto. E senza vari ed eventuali, per fare cosa? Il ricorso fatto da un cittadino o da un candidato a tutta la mia solidarietà nel momento in cui la legge glielo permette e lo può fare. Non credo assolutamente nell'opportunità, come non credo che l'abbia fatto Abramo Desiano per opportunità, ma perché in Italia esistono delle leggi. Ci sarà un giudice che dirà se Abramo è giusto o sbagliato. Quello che mi fa rabbia e mi fa male per il paese,
sono le parole che ho visto proprio sull'intervista a Teleischia di Giosi, perché una persona che arriva a pensare che l'opposizione abbia potuto farlo volutamente facendo pubblicare le cose, prima di tutto dico al caro Giosi Ferrandino che noi non avevamo nessun rapporto con la dottoressa Calcaterra, a differenza sua, che sono abituata e mia mamma mi ha insegnato che chi pensa determinate cose è capace di farle. E visto che già in passato Giosi faceva parte di quella compagine che spesso hanno usato dei metodi del genere che sono legittimi e giustificabili, quindi forse era lui che si era preparata la strada per averlo pensato. Ripeto, Giosi deve smetterla di giocare con la giustizia, di giocare con i verbali da lui fatti in malo modo e di portarsi come se volesse dire ecco questa è l'opposizione, ecco questo è stato. Anche perché poi la deve anche smettere di dire sono stati 8 anni inutili, abbiamo trovato un degrado, perché dimentica che i suoi hanno fatto cadere un'amministrazione che, ripeto, poteva essere bella, brutta, cosa, comunque era un'amministrazione, e nell'ultimo anno se si è bloccato il tutto forse era proprio perché non c'era quell'amministrazione. E ricordo ancora a Giosi che quell'amministrazione sono lì con lui. Oggi pomeriggio, alla presenza del sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino, e dell'autorità marittima di Casamicciola, il catamarano Achernar della Caremar ha effettuato le prove tecniche di ormeggio al porto casamicciolese. I test di accosto al molo e le manovre di evoluzione nello specchio acqueo, oltre che di ormeggio e di sormeggio, si sono svolti senza difficoltà di sorta. L'auspicio dell'amministrazione comunale di Casamicciola che si possa arrivare quanto prima ad avere collegamenti veloci Caremar da e per Molo Beverello in attesa del ritorno alla piena normalità operativa del porto commerciale. Il problema degli imbarchi delle auto sui traghetti in partenza da Porta di Massa sta coinvolgendo sempre più isolani che non riescono a salire sui traghetti perché questi risultano già pieni. A tal proposito il comandante Agnello Pugliese, che si è trovato nella circostanza ed è poi riuscito a superare gli intoppi, nel raccontare la sua avventura avvenuta lo scorso 1° giugno, lancia una proposta che potrebbe consentire agli isolani di trovare un posto per tornare sull'isola. In ogni corsa dopo lo stivaggio a bordo rimane lo spazio per imbarcare almeno 4-5 auto in più. Questi posti, sostiene Pugliese, dovrebbero essere destinati solo ai residenti in attesa di imbarco e già in porto, creando una seconda area per le auto dei residenti senza biglietto in attesa di una possibilità di imbarco. Le auto da imbarcare, oltre quelle prenotate, dovrebbero essere destinate esplicitamente ai residenti. Inoltre si può destinare una quota auto residenti da scalare dal piano di carico prenotato. Con ordinanza procida del 22 giugno 2023, il responsabile sostituto Giovanni Marino ha emanato il nuovo regolamento di viabilità del periodo estivo che accompagnerà procidani e non da sabato 14 giugno a domenica 10 settembre. Nel provvedimento si legge: attesa la fine dell'anno scolastico e l'incremento ulteriore del flusso di turisti dovuti anche alla subentrante stagione estiva, con difficoltà alla fruibilità delle strade dell'isola agli stessi pedoni, procidani e non, da sabato 24 giugno a domenica 10 settembre verrà gradualmente disposta la sospensione della circolazione sull'intero territorio isolano. Gli orari di sospensione saranno da sabato 24 a domenica 25 giugno, quindi per il prossimo fine settimana, dalle 10.30 alle 12.30, come dalle 17 alle 19.30 e dalle 21 a mezzanotte e 30. Poi ovviamente sul nostro sito è riportata l'ordinanza integrale con tutti gli orari anche per gli altri giorni. Si svolgerà ad Ischia il prossimo weekend europeo della cultura organizzato dal partito ECR Conservatori Riformisti Europei. La delegazione internazionale, insieme a tanti importanti oratori provenienti da tutta Europa, discuterà di uno dei più importanti motori dello sviluppo europeo, il turismo. L'evento si svolgerà all'Hotel Continental di Ischia. Sarà l'onorevole Michele Schiano di Fratelli d'Italia ad aprire i lavori sabato mattina alle 14.30. Si parlerà di turismo alla presenza del ministro Daniela Santanchè. E domani sera, 24 giugno alle 19, nella magica
atmosfera del Parco Termale Negombo all'Acquamino si terrà la serata conclusiva di Torre in Festa, Torre in Luce con la mostra convegno premiazione del Premio Internazionale sul Restauro Architetture Mediterranee. Sarà presente la senatrice Daniela Garnero Santanchè, ministro del Turismo, che già dal pomeriggio sarà impegnata proprio sull'isola. Domani sera l'Isola Verde diventerà anche la capitale dell'informazione di qualità col premio Ischia Internazionale di Giornalismo, un programma ricco di incontri e premiazioni che si concluderà alle 21.30 in piazza Santa Restituta all'Acquameno con la cerimonia di consegna del premio Ischia 44esima edizione e l'annuncio del vincitore del premio Penna d'Oro della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il concerto anche del cantante Ron. A Capri, finalmente, dopo 9 anni, domani, sabato 24 giugno, riapre Via Krupp, lo annuncia il sindaco Marino Lembo, una delle strade più affascinanti e famose della nostra isola e che conduce a Marina Piccola. Dopo i lavori di pulizia e alleggerimento delle reti che non venivano effettuati dal 2014, grazie anche agli interventi di verifica e consolidamento dei costoni e delle reti, riapre. Sentiamo Lembo. Si riapre finalmente la strada, rimane aperta d'estate tutta, diciamo, 24 ore al giorno, d'inverno rimarrà, chiuderà al calare del sole, ritorniamo un bene strategico per la nostra comunità, una strada famosissima, abbiamo fatto un grande lavoro, un grande risultato, quindi ritorno a una delle mete più importanti di Capri, alla fruibilità dei caprisi, ma specialmente dei turisti e di quelli che amano la nostra isola, quindi è un altro tassello che nel sistema Isola di Capri viene portato a compimento. La presenza del ministro San Giuliano pure un segnale importante. Sì, il ministro è la testimonianza che dell'attenzione che aveva verso Capri. Il ministro San Giuliano è un amante di Capri, frequentatore, conosce bene la zona e la sua presenza ci dà soddisfazione perché ci dà la possibilità di sottolineare l'attenzione del governo che dà verso la nostra isola. Rispetto al 2022, la spesa turistica del 2023 in Campania si è incrementata del 25%, un dato importante visto che già il 2022 era stato in termini di presenze e spesa superiore al 2019 pre-Covid. Per l'anno in corso, rispetto al precedente, si prevede un incremento degli arrivi pari al 6-8% ed un incremento di presenze del 5%. In crescita anche il turismo alto e internazionale, lo riferisce ai nostri microfoni l'assessore regionale al turismo Felice Casucci. Numeri importanti per il turismo regionale in questo 2023 che superano quelli del 2022, un anno già proficuo e migliore del 2019 pre-Covid. Ormai è stabile l'arrivo di visitatori stranieri nella nostra regione Campania e questo comporta, rispetto al passato, una maggiore presenza in termini numerici ma anche una spesa economica superiore. Un anno importante che fa ben sperare. A dare ulteriori dettagli ai nostri microfoni è l'assessore al turismo regionale Felice Casucci. I dati sono di un grande incremento rispetto al 2022, addirittura dal punto di vista della spesa turistica. Siamo ad un 25% in più rispetto al 2022, con un 2022 che era stato in termini di spesa turistica superiore al 2019 di quasi il 20% di spesa turistica, perché c'è stato un forte incremento di spesa che non è del tutto proporzionato all'incremento delle presenze e degli arrivi. Quindi noi prevediamo nel 2023 un incremento degli arrivi del 6-8%, un incremento di presenze tra il 4% e il 5%, e questi elementi rispetto al 2022, ma questi elementi dovrebbero darci anche, perché in alcuni casi ce lo hanno dato, degli incrementi considerevoli rispetto anche al 2000, con delle punte di incrementi considerevoli rispetto al 2019. Quindi più turisti, più spesa, sta dicendo che in Campania è aumentata anche la qualità dei turisti presenti? È aumentata una specificità del turismo, cioè si è ridotto il turismo di prossimità, si è incrementato il turismo internazionale, quindi questo determina una maggiore spesa, e si è incrementato anche un turismo legato a dei flussi specifici, quindi legati per esempio al naturalismo, che sono turisti non alto spendenti ma
che cercano un certo tipo di spesa turistica, e si è incrementato molto invece il turismo altospendente, e questo ha incrementato molto la spesa, perché le aree a turismo altospendente, cioè che sono quelle a turismo prevalente, poi quindi area sorrentina, penisola sorrentina, costiera amalfitana, alcune cose della città metropolitana di Napoli, ma non molte, e soprattutto Capri, ci troviamo in una condizione in cui l'incremento della spesa ha determinato una maggiore presenza, che però crea anche delle problematicità, ovviamente, dal punto di vista territoriale. Parliamo di scuola. La dirigente Lucia Pollio del ciclo didattico Ischia 2 ha partecipato a Napoli alla riunione convocata dall'assessore Lucia Fortini e dal presidente della regione Vincenzo De Luca per affrontare le tematiche relative al dimensionamento scolastico progettato dal governo. Sono decisioni, commenta la Pollio, che non prendono in considerazione i comuni delle piccole isole. Sentiamo. Preside Lucia Pollio del circolo Ischia 2 questa mattina qui a Napoli per parlare di questa situazione che riguarda la rete scolastica della Campania con l'assessore Fortini, con il presidente De Luca. Ma io le chiedo, nel caso in cui dovesse andare in porto il disegno di legge del governo, all'atto pratico per le scuole che cosa cambierebbe per la sua scuola, per le scuole di Ischia? È un momento storico particolare per tutta l'isola di Ischia, in particolar modo per il comune di Ischia e per altri comuni particolarmente coinvolti in questa decisione governativa, che non ha preso in considerazione le comunità montane e i comuni delle piccole isole, laddove invece sono sempre stati tutelati. Pertanto, in un contesto come quello isolano, e in particolar modo quello anche di Ischia, ma coinvolge anche gli altri comuni, la viabilità, la territorialità attualmente limitata anche a causa delle alluvioni, creerebbe non poco disturbo in tutta quella che è l'organizzazione logistica degli accompagnamenti e anche del lavoro in sé per sé e dei trasporti. Non dimentichiamo che nelle scuole di tutta l'isola ci sono molti docenti procidani e molti docenti che vengono dalla terraferma. Già vi è un'oggettiva difficoltà nei traslochi, nel movimento proprio del pendolarismo e dei traslochi anche, perché parlo di traslochi, perché molte scuole sono oggetto di rifacimento, stanno per essere abbattute e rielevate. Pertanto vi sono una serie di traslochi che dovranno essere fatti e che creeranno non poco problematiche a tutti i sindaci, a tutti i lavoratori e ovviamente anche a noi dirigenti e ai genitori. Noi ringraziamo l'assessore Fortini, il governatore, tutti presenti qui per avere fatto con la loro presenza attenzionare questa particolare situazione che per le piccole isole, per i comuni montani, invece non ha avuto l'attenzione che doveva. L'aula conferenze dei capigruppo nel Palazzo del Consiglio regionale al Centro Direzionale di Napoli è stata intitolata al filosofo e professore universitario Roberto Raccinaro. Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente Vincenzo De Luca e il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero. Vediamo il servizio. Prima di concludersi con una soluzione da tutte le accuse. La cerimonia di intitolazione con la moglie Anna Maria e gli altri familiari di Roberto Raccinaro, presenti anche i presidenti di Consiglio regionale e Regione, Gennaro Oliviero e Vincenzo De Luca. Presidente Oliviero, questa mattina l'intitolazione dell'Aula dei Capigruppo a Roberto Raccinaro, ci spiega questa iniziativa e perché è così sentita? È un'iniziativa sentita, perché penso che ricordare un collega che tra l'altro abbiamo vissuto qualche anno in Consiglio regionale insieme e che ha dato e apprezzato la sua vita non solo al miglioramento culturale, perché è un filosofo, è stato rettore all'Università di Salerno. Poi, per la verità, nella sua vita politica ha avuto pure una parentesi estremamente spiacevole, che poi dopo 16 anni di patibolo è stato assolto con formula piena. Ecco, il riconoscimento era all'uomo, alla persona, al politico. Penso che facciamo il nostro dovere a fare questa cosa. Una giornata significativa qui, oggi in Regione Campania, perché abbiamo voluto intitolare l'aula di riunione dei capigruppo a Roberto Raccinaro, che è stata una figura di grande intellettuale della nostra regione, rettore dell'Università di Salerno,
ed è una delle vittime di un sistema giudiziario malato, degenerato, a cui ha sacrificato ovviamente la sua vita. Roberto lo ricordiamo non solo per le sue qualità di intellettuale, di studioso, soprattutto di Hegel, di Schmitt, di Weber. Lo ricordiamo come grande rettore che ha organizzato al meglio il campus universitario dell'Università di Salerno, ma purtroppo lo ricordiamo per una vicenda giudiziaria drammatica che lo ha coinvolto e rispetto alla quale, come sempre, dopo 6 anni di calvario, dopo 2 ictus che lo hanno ridotto su una sedia a rotelle, ha visto Roberto prosciolto da ogni accusa. Una delle accuse che gli venivano rivolte era quella di abuso d'ufficio, falso ideologico. Queste accuse fumose, in nome delle quali si sono distrutte persone. Roberto ha subito un atto di barbarie vera e propria, è stato arrestato la notte di una domenica, lo ricordo ancora, ero sindaco allora, con 2 bambini presenti in casa che hanno assistito alla scena, portato in galera per 1 mese come un qualunque delinquente, un atto di barbarie assolutamente gratuito, indegno di un paese civile. Abbiamo voluto ricordare Roberto anche per quello che ha patito, ma soprattutto per assumere un impegno morale a combattere perché non si ripetano queste tragedie. E a Napoli è stato istituito lo sportello al volo presso l'aeroporto internazionale di Capodichino, è dedicato al rilascio delle carte d'identità cartacee per i soli passeggeri in partenza appunto dall'aeroporto di Capodichino. Vediamo. Nell'ambito della riorganizzazione delle modalità di rilascio delle carte d'identità ci saranno alcune novità per gli utenti dello sportello dell'aeroporto di Capodichino. Si chiamerà infatti sportello al volo e non più sportello del viaggiatore il punto di riferimento per i viaggiatori italiani sprovvisti di carta d'identità ed in possesso del titolo di viaggio che hanno bisogno di ottenere la carta d'identità in tempo utile per poter partire. Da lunedì 19 il servizio sarà rivolto dunque esclusivamente ai cittadini italiani in transito presso l'aeroporto di Capodichino e muniti di un biglietto aereo con partenza prevista entro le 48 ore successive alla richiesta. Il costo per il rilascio del documento è di €60 solo in formato cartaceo. Lo sportello, aperto tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, è posizionato nell'area arrivi al piano terra di fronte all'ufficio informazioni. Sfuma la trattativa tra l'Ischia Calcio e la famiglia di Costanzo, che ha optato per restare alla Puteolana. Riferirlo pur senza mai nominare gli imprenditori napoletani è la stessa Ischia Calcio. In un comunicato stampa diffuso nel pomeriggio di oggi, nello stesso comunicato, intanto la società fa sapere che la sede del ritiro estivo sarà l'hotel Elia di Buccino, mentre la struttura sportiva che vedrà i gialloblu all'opera sarà il campo sportivo San Biagio di Palomonte. Parliamo adesso di corsa. La Forti e Veloci sarà presente alla 10 km di Telesia, che c'è stata domenica scorsa 18 giunio. La gara, giunta alla 16ª edizione, si conferma una di quelle più partecipate lungo il percorso telesino, uno dei più belli d'Italia. Si sono ritrovati alcuni tra i migliori runner del mondo in compagnia di oltre 1100 concorrenti, che confermano una continua e costante ascesa dovuta principalmente a 2 fattori: un apparato organizzativo sempre più rodato ed efficiente e un rinnovato entusiasmo per il running. Nell'ottica dello spirito di squadra hanno tagliato insieme il traguardo Daniela Amalfitano, Giuseppe Romeo e Francesco Mattera, entusiasti della loro partecipazione. Cambiamo argomento. Sabato 24 e domenica 25 giugno, agli incontri musicali dei Giardini La Mortella, si esibirà il giovane pianista francese Rodolphe Menguy. Il programma che Rodolphe Menguy offrirà al pubblico della Mortella prevede principalmente brani di Liszt, con l'esecuzione di 3 rapsodie ungheresi e della rapsodia spagnola. Quella spagnola è una composizione estremamente popolare e di straordinaria difficoltà per i pianisti, che ha trovato ispirazione nei numerosi viaggi in Spagna e Portogallo compiuti dal compositore ungherese. Entrambi i concerti si svolgeranno alle 17 nella Recital Hall dei Giardini La Mortella.
Ed ora il meteo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito e buona serata.